Ciao a tutti, andiamo a vedere insieme questo set di elastici fitness e anche per Pilates della marca Charui. Gli elastici arrivano all'interno di questa confezione, o meglio questo sacchetto di nylon. Andiamo a tirarli tutti fuori. Ci metterò un attimo, ma comunque questo sacchetto di nylon è veramente comodo perché potete collocare il tutto una volta finito di utilizzare i vostri elastici durante un allenamento. Penso di aver tirato fuori tutto, non mancava un pezzo. Eccoli qua. Allora, sono degli elastici di diverso spessore, ovviamente, ma di dimensione, cioè di lunghezza, siamo comunque a 1,5 m circa, a parte questo elastico. Incominciamo proprio da questo. Questo qua è un elastico color blu, adatto per effettuare esercizi con le braccia, anche con il piede, volendo si mette il piede al di sopra e si tira col braccio, potete ingegnarvi. In questo caso la lunghezza non è di 1,5 m, è un po' più piccola, abbiamo all'incirca 40 centimetri, se non erro, l'ho misurato prima, esatto, un 40 centimetri, ma andiamo a misurarlo insieme comunque. Ecco qua, 30, sì, 40 centimetri. E questo elastico blu ha delle maniglie, come potete vedere, di spugna, diciamo morbida e non troppo rigida, quindi è soltanto questo strato di spugna e basta, non c'è plastica o altro. Mettiamo da parte il primo elemento, il primo elastico, e passiamo agli altri. Restando sempre sugli elastici, abbiamo quello rosso, eccolo qua, come vedete ha un estremo con della stoffa robusta, resistente, ed un moschettone di metallo. Moschettone di metallo che ovviamente si va ad aprire e come si può ben vedere c'è sempre scritto il peso, ovvero quanto peso può tenere. In questo caso abbiamo un regge un peso fino a 15 libbre che equivale all'incirca 6,8 kg. Abbiamo poi sempre con la stessa struttura e sempre con la stessa lunghezza, cioè di 1,5 m, quello azzurro da 20 libbre, quindi corrisponde all'incirca 9 kg. Abbiamo quello giallo che ha la stessa struttura, sempre i due moschettoni e i due estremi stoffa, che in questo caso regge un peso di 10 libbre, 4,5 kg. E poi infine abbiamo quello verde che regge un peso fino a 25 libri, 25 libri, scusate, quindi 11 kg. Poi dimenticavo quello nero che è qua, che invece regge un peso fino a, andiamo a leggere insieme, 30 libri, quindi regge il peso maggiore, che si aggira quindi in corrispondenza 13,6 kg. Ovviamente gli elastici, come vedete, quelli che reggono di più sono più spessi, come dicevo anche prima. Se guardate, se confrontiamo appunto questi due, magari andando a zoomare, potete vedere proprio la differenza. Comunque sono abbastanza rigidi, spessi, non inducono a far pensare che possano spaccarsi durante gli esercizi. Oltre a questi elastici, abbiamo altri componenti che adesso andiamo a vedere insieme. Abbiamo infatti due parti in stoffa, con una parte in metallo in alto di circa 13 centimetri, questa è la lunghezza. Abbiamo una chiusura col velcro, quindi possono essere appunto collocati in corrispondenza di una caviglia o del piede per svolgere degli esercizi utilizzando appunto piedi e gambe. Abbiamo poi, oltre a questi due elementi che permettono poi di agganciare ovviamente i moschettoni, questi altri due componenti che sono in spugna morbida, e permettono di svolgere gli esercizi andando a inserire le mani. In questo caso è plastica e spugna morbida, non abbiamo quindi un metallo o altri materiali, e non dà proprio quel senso di robustezza che avrei voluto avere,
perché appunto si tratta solo di plastica. Comunque dovrebbero svolgere il loro scopo. Qua c'è la parte di metallo dove si possono attaccare i vari moschettoni, perché infatti è pensato appunto questo set di elastici per combinarli fra loro, quindi a dipendenza dell'esercizio, della tensione dell'elastico che si vuole avere, si vanno ad attaccare più o meno elastici. C'è infine questa parte in stoffa e un cilindro di gomma piuma che ha una lunghezza di 20 centimetri. Nel complesso, mentre vado a mettere questo elastico, vi dico che i materiali li ho trovati buoni, a parte quella piccola nota che ho fatto appena adesso sulla maniglia, che avrei preferito fosse stata di metallo, e comunque sono degli elastici, un set di elastici utile non solo per fare degli esercizi a casa, ad esempio di rinforzamento delle braccia o delle spalle, ma anche come preallenamento in palestra per riscaldarsi, oppure anche in fase di una riabilitazione. Ecco che ho agganciato l'elastico nero alle due maniglie e ovviamente quando si va a tirare potete vedere che anche se si va a tirare molto forte l'elastico sembra tenere abbastanza bene. Spero che questa video recensione vi sia stata perlomeno utile o vi abbia comunque chiarito un po' le idee se comprare o meno questo prodotto. Io adesso mi occupo di sbrogliare questo intreccio di elastici e poi rimetto tutto in questa confezione di nylon.